Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ho pensato di creare un look super natalizio utilizzando prodotti che non uso quasi mai o che non uso da un po'. In realtà avevo già filmato questo video, ma il look che ho creato è esattamente identico a quello che ho creato 17 miliardi di milioni di volte. Ho deciso di rifarlo completamente e fare qualcosa di un pochino più interessante. Devo ringraziarvi assolutamente perché dopo il video in cui utilizzo i miei prodotti preferiti nel mondo, ho ricevuto un sacco di complimenti riguardanti il look e questo mi ha spinto a provare cose nuove, a utilizzare più colori, a divertirmi un po' di più. Per la prima volta da tanto tempo la mia testa va a cercare colori, cose, abbinamenti e ho proprio voglia di truccarmi e provare cose nuove, quindi grazie infinite. Volevo fare un video che fosse sia di ispirazione per voi, per come truccarvi a Natale, che non sia troppo complicato, ma allo stesso tempo fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito. Quindi spero tanto che vi piaccia. Direi di cominciare. Allora, un primer che non utilizzo quasi mai è questo qui di Catrice, che è il Tensational Primer. Dovrebbe essere un primer, andare a idratare, essere antirughe, dare un natural glow, quindi dare questa luminosità alla pelle, essere antinquinamento, antiossidazione, pore minimizing, aiuta il tono della pelle a diventare più uniforme, coprire le imperfezioni e ha un SPF di 15. Praticamente è la magia in un tubetto. E il motivo per cui non utilizzo mai questo primer è semplicemente il fatto che mi ritrovo a utilizzare gli stessi prodotti che sono i miei preferiti costantemente, ancora e ancora e ancora e ancora. Io uso sempre le stesse cose e anche se ho tante altre cose nel cassetto, utilizzo sempre le stesse quattro. Per ora trovo che sia abbastanza luminoso come primer, non mi sembra che vada a stringere bene i pori. Tra l'altro, oggi vorrei affrontare un argomento che riguarda sempre il make-up, cioè sono l'unica a pensare che quest'anno i lanci siano stati tutti compattati in un unico periodo verso estate/settembre e che ora non ci sia niente di nuovo. Sono l'unica a pensarlo perché cercavo nuovi, io cerco sempre novità da provare qui sul canale, prodotti nuovi da recensire o da provare insieme a voi o comunque per vedere se trovo qualcosa che mi piace più di quello che uso già. Però di nuovo non c'è assolutamente niente. Avevo visto, intanto mettiamo il fondotinta, vado ad usare il Clinique Even Better Refresh colorazione CN52 Neutral. Dicevo, c'è un nuovo primer che mi interessa tantissimo provare che è di Milk Makeup, si chiama Hydro Grip Primer, ne sto sentendo parlare veramente molto bene dalle americane, però lo vendono solo su Cult Beauty, in Italia ancora non c'è. Da Cult Beauty non lo spediscono in Italia. Ma perché? Questa cosa l'avevo vista anche con il primer di Farsali, lo Skin Tone, che era uscito sul sito di Cult Beauty, io volevo acquistarlo e non si poteva far spedire in Italia. E poi in realtà è arrivato in Italia forse un mesetto dopo. Quindi secondo me è perché magari Sephora ha qualche esclusiva e non te lo spediscono perché non possono, credo, non lo so. E attenzione perché questo fondotinta si ossida decisamente. Dalla fotocamera non mi sembra che si veda, ma dal vivo si vede tantissimo. Quindi fate molta attenzione a stenderlo bene. E soprattutto quando andate per acquistarlo lasciatelo asciugare bene, 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 perché è un tantino, cioè sta diventando sempre più scuro e spero tanto che si fermi il prima possibile. Ha una coprenza abbastanza naturale, potrebbe arrivare forse a una coprenza media. Riesco comunque a vedere attraverso il fondotinta le mie imperfezioni, qualche puntino in giro e trovo che sia leggermente idratante. Quindi se avete una pelle secca o mista con poche imperfezioni, potrebbe funzionare per voi. Vado ad utilizzare il MAC Pro Longwear Concealer nella colorazione NC20, non lo uso da tantissimo tempo. Sono uscite tutte quante le novità, tutte insieme, per esempio anche le palette di Anastasia che ovviamente erano uscite per quel discorso che rischiavano che qualcuno gliele copiasse, eccetera. Non mi ricordo com'era bene il discorso, ma mi sembra che forse nel laboratorio in cui creavano queste palette c'era qualcuno che rischiava di vendere le idee a altre compagnie, quindi per questo motivo hanno deciso di lanciarle tutte insieme. Forse l'ultima palette che hanno messo, no, forse non è vero, perché è uscita anche la palette di Too Faced, quella
al pan di zenzero, che sembra super carina, però non l'ho ancora comprata, l'ho soltanto vista in negozio, ma non lo so, è molto carina, però non mi ispira più di tanto, ecco. Me lo ricordavo più coprente questo, solo io. A parte che ormai sono abituata con il L'Oreal, che è un pastone super coprente, quindi tutto quanto mi sembra così trasparente. Vado a settare il correttore con la fantastica Brighten Up di Essence. È veramente molto buona, va a illuminare tantissimo il contorno occhi. Non fa un effetto cakey, non è super polverosa e costa pochissimo, essendo Essence. Avevo sentito che volevano toglierla dal commercio, ma io spero proprio che cambino idea, perché non è il caso Essence. Come terra abbronzante, una di quelle che non uso da tantissimo tempo, purtroppo per me oggi, è la Give Me Sun di MAC Cosmetics. Purtroppo per me, nel senso che ho questa base che è abbastanza chiara rispetto al solito, e questa terra abbronzante è molto aranciata. Spero di non fare effetto Oompa Loompa. Io la uso tantissimo d'estate, perché ha un sottotono che è veramente caldissimo, scalda un sacco il viso, l'incarnato. Se siete già un pochino abbronzati, appena appena questa va a risaltare l'abbronzatura. È veramente una terra abbronzante bellissima. Però ecco, non so come funzionerà oggi. Beh, pensavo molto peggio. Devo dire che è comunque abbastanza aranciata, però pensavo veramente di uscire arancione. Più o meno si può far funzionare, dai. Allora, passiamo alle sopracciglia. Un prodotto che non uso mai, ma proprio mai, è questa matita qui di IT Cosmetics, che è la Brow Power. Io ho la colorazione Universal Top. Non so, non è tra le mie preferite, mettiamola così. Quindi non la uso proprio quasi mai. Vado velocemente a riempire le sopracciglia e sistemare la forma. Devo dire che ultimamente le mie sopracciglia, ragazze, sono veramente in forma. Ve lo devo dire. Non so come sia possibile, ma sono diventate di una forma abbastanza, cioè, semplice con cui lavorare. Quindi non sono troppo spesse, perché a me non piacciono troppo spesse. Sono giuste, giuste, sembrano quasi avvicinarsi quasi al simmetrico. Quindi meglio di così, non mi posso lamentare proprio. Sapete anche che cosa non uso da un sacco per le sopracciglia? Queste tinte qui che dovrebbero durare 2 giorni, tipo questa di L'Oreal, che è la Unbelieva Brow. Devo assolutamente riprovarle, perché è veramente tanto che non le uso. Magari in questi, magari nell'ultimo Vlogmas le usiamo insieme, così nei prossimi giorni vedo. Beh, non so se sia una grande idea, non mi ricordo se mi piaceva o no. Dovrei andare a riguardare la mia recensione. Una palette che non uso da tantissimo, che ci crediate oppure no, è la 3502 di Morphe. Io la amo, è bellissima, ha dei toni fantastici, ma per qualche motivo non la tiro mai fuori dal cassetto. Vedete? È bellissima. Ora, siccome io voglio restare nel tema natalizio, ma voglio evitare di fare la stessa cosa che faccio sempre, devo trovare un modo di fare qualcosa. In realtà, per il trucco di Natale io farei qualcosa sui toni neutri con dell'oro brillantinato, però per fare qualcosa di diverso, per evitare di fare sempre la stessa cosa, voglio utilizzare questo rosso brillantinato qui. Quindi comincio con... ma non partirei troppo scura. Inizio con questo colore qui e lo uso come colore di transizione e vado ad applicarlo sopra la piega dell'occhio, dall'angolo esterno all'angolo interno. Ora prendo un Jessup Beauty 227 e uso questo colore qui e vado ad applicarlo leggermente sopra la piega dell'occhio, appena appena. Riprendo il Morphe M516 e vado a sfumare 2 colori insieme, molto delicatamente. Ora vado a prendere questo colore qui, che è un rosso fuoco accesissimo, che penso di non aver mai toccato finora, forse solo per fare gli swatches, e vado a usare un pennello a penna di Jessup Beauty, che è il 231. Vado ad applicarlo su tutta la palpebra mobile, restando sotto la piega dell'occhio. E vado a sfumare il rosso che abbiamo appena messo, anche se non sembra proprio rossissimo, sembra più un fucsia. Ora vado a prendere il rosso brillantinato, questo qui, e lo applico su tutta la palpebra mobile, dall'angolo esterno all'angolo interno. Provo ad applicarlo con le dita
per vedere se viene un po' più acceso, un po' più brillante, perché col pennello non sta funzionando bene. Ok, mi sono sfregata un po' di fallout addosso. Non lo so, cioè me l'aspettavo molto più brillante di così. Ok, ho trovato un prodotto che potrebbe funzionare, potrebbe fare il caso mio, ma è di Colourpop, quindi non è facilmente reperibile. Comunque, se voi avete qualcosa di simile, potete usare qualcosa di simile. Questo è un Supernova Shadow nella colorazione Oof Wow. Non so neanche se sia ancora disponibile, sinceramente, questo colore, ma credo che sia l'unica cosa che potrebbe salvarmi adesso. Sì, sono semplicemente dei glitter, eh? Anche se sembra più rosa che altro, ma perché? Perché non posso avere un bel rosso acceso, intenso, brillantinato? Mi sa proprio che si è seccato perché non sta facendo proprio un effetto stupendo, a dirvi la verità. Me li ricordavo molto più belli. Però d'altronde è fermo lì da un bel pezzo, quindi... È comprensibile, ti capisco amico mio, hai ragione. Ti ho lasciato lì, non posso pretendere che dopo tutto questo tempo tu sia ancora lì per me. Beh, è comunque più carino di prima. Non so se rientri nella categoria natalizia, però è più carino rispetto a prima. Vado a utilizzare l'arancione, facciamo, quindi il secondo colore che ho utilizzato nella rima inferiore, perché se vado col rosso ho paura di fare troppi danni. Ma sì, vado a usare anche un po' del rosso più intenso, più acceso. Pochissimo però, eh. Trovo che sia un look abbastanza strong, quindi vado a mettere le ciglia finte in modo da riuscire a renderlo un po' più soft e torno subito. Devo dire che sto notando che il colore più matte rossiccio barra rosa scuro ha fatto un bel po' di fallout, quindi se doveste usare questa palette tenetelo bene a mente, perché altrimenti vi trovate la faccia un po' rossa, ecco. Per quanto riguarda l'illuminante vi stupirò, ma uno di quelli che uso di meno è questo qui di Marc Jacobs. Questo è l'Omega Glaze nella colorazione Guilty 79. Non so per quale motivo, ma non lo uso mai. Forse perché non è semplice da portarsi dietro, forse perché, non lo so, non ci sta nel primo cassetto in cui ci sono tutti gli altri. Non lo so, per qualche motivo lo uso pochissimo, quindi oggi vado ad utilizzare questo qui. Comunque, credo che stiate notando anche voi che il primer di Catrice non è andato tanto a nascondere i pori, quindi... Non lo userei per quello. Uno dei motivi per cui non uso quasi mai questo illuminante di Marc Jacobs, per quanto sia bello, ma il fatto che è tanto dorato. Non so quanto si vede in fotocamera, ma dal vivo ha questo sottotono dorato, bello intenso, quindi non è il migliore magari per uscirci, diciamo. E vado ad applicarlo anche come punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Stavo per dimenticarmi il rossetto. Provo con Morphe Hot Shot. Non lo so, insomma. Provo ad aggiungere sopra questo gloss qui di Pretty by Flormar, che è nella colorazione Rose Gold, che magari riesco a far avvicinare di più il rossetto con gli occhi. Vediamo se aggiungendo un po' di questo di Colourpop. Allora, io non sono troppo convinta di questo rossetto e volevo che questo trucco fosse molto più rosso rispetto a quanto non sia. Quest'anno volevo fare qualcosa di un po' diverso. Non è andata come speravo, ma sempre meglio che fare sempre la stessa cosa. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi. Vi auguro uno splendido Natale. Spero che lo passiate bene con la vostra famiglia, con i vostri amici. Grazie mille per la compagnia. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!